Ah, eccoci qua. Salve a tutti, popolo di Sport, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento molto molto importante, che è quello di come poter aumentare i massimali. Bene ragazzi, questo è un video molto importante, vi invito a seguirlo fino alla fine. Perché? Perché sono state delle rivelazioni scioccanti. Il segreto, il vero segreto che risiede fondamentalmente nell'aumentare la forza è caratterizzato da della peluria che è presente sul viso, quella che sto toccando in questo momento. Bene sì, la barba. Studi scientifici che mi sto inventando in questo preciso momento dimostrano che cosa? Che la barba aiuta ad aumentare il massimale anche di 50, in alcuni casi 60 kg, a seconda di quanto sia lunga e folta. E questi studi scientifici che ho appena inventato risultano essere sicuri al 100%, ma soprattutto risultano essere praticamente comprovate anche da evidenze, come potete ben vedere nel One Strong Man Series. Praticamente gli uomini più forti del mondo, ci sono tutti i più grandi, insomma, powerlifter, weightlifter, insomma, hanno la strongman e quant'altro, hanno la barba. E questo perché? Perché se si tagliassero la barba diventerebbero dei bodybuilder. Avete mai visto un bodybuilder con i capelli lunghi e la barba? No. Ecco, ho spiegato il motivo. Invece loro hanno la barba proprio perché devono aumentare notevolmente i carichi. In più la barba aiuta a diventare alti, per quanto è lunga la barba, con me non funziona, e di conseguenza ad aumentare i carichi di 50-60 kg a seconda, ripeto, della lunghezza e di quanto possa essere folta. In alcuni casi, in alcuni esperimenti che hanno fatto su nord europei, dove la barba era prevalentemente bionda e più lunga, il carico è stato aumentato solo di 45 kg, mentre nell'est Europa, dove la barba era un pochettino più scura e un po' più folta, il carico veniva aumentato anche di 72-73 kg, quindi indice del fatto che la barba ha una valenza notevole. Questi studi da me inventati certificano appieno quello che è stato detto in questo video, e di conseguenza fatevi crescere la barba perché aumentate anche i punti cattiveria. Voi aumentate anche i punti cattivi, con la barba sembrerete più cattivi e di conseguenza sotto i pesi avranno paura di voi e riusciranno ad aumentare il carico, perché si autosolleveranno. Autosolleveranno sì, come un, non lo so, si autosolleveranno. Quindi barba e i capelli no, non servono. Ragazzi, naturalmente vi sto prendendo per il culo, questo era un video che volevo fare da tempo perché mi è stato detto, una volta mi è stata fatta una battuta, i powerlifter sono forti perché portano la barba lunga. Naturalmente, perché io ho fatto sempre powerlifting, ho la barba un po' lunga, non tantissimo, e hanno fatto questo collegamento naturalmente in maniera molto goliardica, in maniera molto quasi da burla, come si vuol dire, no? A scherzare e quant'altro. Infatti ho voluto fare questo video. È una presa per il culo, non è assolutamente vero, non è la barba che vi fa aumentare il carico, penso che ormai voi l'abbiate capito. E niente ragazzi, è stato un video così, lo volevo fare, l'ho fatto e mo sono più contento, ok? Perché i powerlifter si fanno crescere la barba, o comunque gli strongman si fanno crescere la barba, non lo so, penso che sia in proporzione del fatto che mi sembra che Brian Schaub non ci abbia un gran barbone, se non ce l'ha corta del tutto. Comunque lo fanno per una questione di estetica, no? Sembrano più cattivi, più aggressivi pur durante le competizioni, ma non è assolutamente correlato al peso sollevato, ok ragazzi? Niente, era un video un po' così, 10 punti a Grifondoro con la barba e non lo so, insomma. Ok, ciao ciao.